Giorgio Vasari, come studiato durante la scuola, ho fatto scolastico, così come si studiava al liceo Dante, tanto per avere un buon voto, poi Dante si conosce dopo da adulto, così io conoscevo Vasari, avendo letto qualcosa che riguardava la storia dell'arte, a suo tempo, a scuola, al liceo, poi ho scoperto il Vasari, soprattutto in questo film, fra l'altro scoprendo, sapendolo, ma scoprendo di fatto che mentre il Cinquecento, il Rinascimento, finisce con Michelangelo, lo chiude, lo conclude definitivamente, anche per la sua tarda età, Vasari inizia quello che è la critica della storia dell'arte contemporanea, perché da allora ha stabilito le fonti e i criteri di giudizio del Rinascimento, da allora in poi. Invece il film è un film che secondo me non rimanda solo ad andare a vedere l'opera d'arte là dove si trova, Firenze, eccetera, qui a Roma, ma il film è un'opera in sé e come devo dire, siccome il film è basato sullo stupore, almeno del personaggio di Vasari davanti all'opera di Michelangelo, il film stesso, io che l'ho visto ora per la prima volta, sono ancora immerso nell'atmosfera e nello stupore che mi ha regalato il film. Il film in sé comunque è coerente con l'opera di Michelangelo e Vasari perché dona e richiede lo stupore e la meraviglia del film in sé come opera, anche perché veramente la musica, le luci soprattutto che hanno fatto vedere delle cose straordinarie della materia, la materia vera, non solo le forme, ma entrava dentro e non si capiva ancora la forma, ma già si vedeva la materia grezza, il marmo e anche le pennellate di ravvicinate del maestro. Ecco, io sono rimasto stupito dal film, perché ancora quando l'ho girato non mi immaginavo, non avevo visto nulla della cosa si girava nel frattempo con Enrico nelle cave, non potevo immaginare, avevo letto solo la sceneggiatura che offre solo delle parole. In questo caso viene offerto un mondo immaginifico che è quello del Vasari, secondo me, il quale dice esplicitamente che Michelangelo è il più grande creatore, il più grande artista di tutti i tempi, del passato e lui dice anche del futuro in eterno. E naturalmente questo vale per quel tempo, forse vale ancora per oggi perché è insuperato, anche se dopo c'è ancora un altro Michelangelo che si chiamava Caravaggio che naturalmente sconvolge di nuovo la storia dell'arte.